organizzando le imprese intorno a dei progetti, a dei programmi in cui gli incentivi stessi vengono spesi, se, non secondo una dispersione totale lasciata alla singola iniziativa della singola impresa, non avendo modo di collegarsi intorno al tavolo per discutere quali sono le opportunità di mettere insieme progetti, risorse e ricerca. Si chiama ricerca pre-competitiva, open innovation nel gergo che ormai è invalso non solo in Italia, e su questo l'Italia mi sembra ancora debba migliorare la propria impostazione. Al centro di queste iniziative, soprattutto degli innovation hubs, dei DIH, c'è il capitale umano, cioè la possibilità che l'iniziativa così disegnata, cioè di avere tanti centri che fanno da collegamento tra il sistema produttivo e il mondo della ricerca, ci siano degli interlocutori fisici, delle persone, dei giovani, capaci di parlare da un lato al mondo delle ricerche e dall'altro però immergersi nel linguaggio quotidiano delle imprese, anche quelle medio piccole che non fanno voli pindarici ma devono ragionare intorno alle opportunità di adattare le vecchie tecnologie alle nuove opportunità. Questo compito richiede non dei funzionari che stanno dietro uno sportello, richiede giovani in grado di comunicare appunto da un lato col mondo della ricerca per sapere cosa sono le vie più interessanti che si stanno esplorando, ma dall'altro di dialogare con le imprese, con le piccole imprese che hanno il loro linguaggio molto concreto.